Allora, partiamo subito con un bel unboxing, perché probabilmente durante la progettazione di queste mani robotiche avremo bisogno di qualcosa che ho qui sul tavolino. Il primo, che è già stato spacchettato, e vi lascio tutti i link di queste cose che sto unboxando in descrizione, nella descrizione del video. Allora, il primo pacchetto che andiamo ad aprire contiene un assortimento completo di 200 pezzi. Spring significa molle, in italiano sono le molle elastiche, ed è un kit completamente assortito. Qua abbiamo 5x20, 5,5x25,5, 6,5, 8,5, 7,5, eccetera. Molle a compressione, molle ad estensione. Eccole qua. In pratica qui abbiamo anche la spiegazione di che cosa abbiamo. Praticamente le molle a compressione sono queste qua. Sono queste molle che sviluppano una forza in questo senso quando vengono compresse. Le molle invece ad estensione sono per esempio queste altre qua, che sono chiuse a pacchetto e sviluppano una forza verso l'interno quando le lascio, infatti tornano in posizione. Queste sono molle di ogni misura. Perché ho comprato delle molle per le nostre mani robotiche? Lo vedremo più avanti. Seguite tutta la fase di progettazione, che probabilmente ci potranno servire. Allora, questa è la nostra molla. Come si fa a valutare quanto tira una molla? Ho acquistato su Amazon anche questa cosa qui. Questi sono dei pesi campioni. Abbiamo un peso per esempio da 10 grammi, abbiamo il peso da 100 grammi, abbiamo il peso da 500 grammi e per cui abbiamo la possibilità di valutare la forza di tiro di questa mollettina qua. Per esempio partiamo con 10 grammi. E faccio un primo nodo di qui e poi provo a fare lo stesso nodo anche da quest'altra parte. Se io prendo fuori la molla tenendola da quest'altro capo, se io appendo, questo è quello che succede. Vedi? La molla non si allunga praticamente di niente. Proviamo allora con il peso un pochino più forte. Questo era il peso da 10 grammi e non succede niente. Proviamo con il peso da 100 grammi. Questi sono pesi campione. Pesi campione che cosa sono? Sono dei pesi che vengono utilizzati per calibrare le bilance. Andrebbero presi con la pinzetta perché le mani potrebbero contenere dei grassi che si potrebbero attaccare sui pesi e questi grassi potrebbero modificare il peso del campione. Allora adesso io lo tiro su, eccolo, e vedi che un pochino si apre, ma quasi per niente. Quindi anche con i 100 grammi non li sente minimamente. Proviamo con i 500 grammi. Con 500 grammi qualcosa dovrebbe cominciare a muoversi. Eccolo qua. Proviamo a sollevare i 500 grammi. Oh, sì, così mi piace. Guarda che bello. Se io faccio così, si compatta la molla. Vedi? Quando lascio il peso, la molla si allarga. Vedi? La molla si allarga. E quando faccio così, la molla ritorna in posizione. Quindi, come si fa a capire quanta forza ha una molla? Ci ricordiamo dalla scuola che una molla produce una certa forza, Fm, diciamo, forza della molla, che è pari a una certa costante elastica per delta L, dove delta L è la lunghezza L', che è la lunghezza istantanea della molla, dopo essere stata per esempio trazionata, meno la L0, cioè la lunghezza della molla a riposo. Per cui se io adesso voglio sapere quant'è la costante elastica
di questa molla, KE, non devo fare altro che ribaltare l'equazione. KE uguale forza della molla diviso delta L. Ma delta L abbiamo detto che è L', cioè la lunghezza della molla dopo essere stata trazionata, meno L0, che è la lunghezza a riposo. FM, la forza della molla, che cos'è? Non sono altro che questi 500 grammi. Quindi uguale 500 grammi. Preferisco riportare sempre l'unità di misura, così non sto a confondermi con i vari standard. Diviso L. 21 e mezzo. Facciamo 21. È male. 21 millimetri meno a riposo 10 millimetri. Quindi abbiamo 500 diviso 21 meno 10 fa 11. Quindi la nostra costante elastica è uguale a 500 grammi diviso 11, che fa 45 grammi per ogni millimetro, grammi su millimetro. Chiaramente, se vi interessa, vi lascio anche il link di questa cassettina di pesi campione, è molto economica, anche questa si trova tranquillamente su Amazon. Allora, come facciamo a sapere quanta forza ci occorre per tenere fermo serrato il cubo? Non lo so, è una prova del tutto empirica a questo punto. Devo avvertire una certa forza con le mie mani, per esempio, e vedere quanto devo pigiare affinché il cubo non mi fuga di mano. Per esempio, già questa forza è sufficiente. Vado a riprodurre la stessa forza all'incirca sulla bilancia, in questo modo mi parla di 100 grammi all'incirca, ma se esagero, faccio così, sono 300 grammi. Cosa significa? Se ho 45 grammi di spinta ogni millimetro, sarà sufficiente precaricare qui a riposo la nostra molla di almeno, parliamo di 6-7 mm, che per avere una forza S di serraggio, per esempio di 300 grammi all'incirca, uguale, molto empirica questa prova, però 300 grammi era già una bella presa. Dobbiamo precaricare la molla, quando è in questa posizione di chiusura, di alcuni millimetri. Vediamo un po' quanti sono questi millimetri. Non faccio altro che fare K per delta L, quindi 45, che è la nostra costante, per delta L. Quindi delta L non è altro che 300 diviso 45. 300 diviso 45. Se noi vogliamo fare una forza maggiore o uguale di 300 grammi, dobbiamo dire maggiore o uguale di 300, quindi maggiore o uguale di 6,7, possiamo dire 7 mm. Quindi diciamo che la a riposo, qui se abbiamo 18 e mezzo più 7 fa circa 22 e mezzo. Quindi in pratica da qui, dal punto A al punto A, da quest'altra parte, la molla, quando la situazione è chiusa a pacchetto, dovrà essere di almeno maggiore o uguale 22,5 mm. In questa maniera la forza di serraggio sarà pari a 300 grammi. Se vogliamo che questi 300 grammi qua vengano applicati in questo punto e si ripercuotano esattamente per 300 grammi in quest'altro punto, dobbiamo fare in modo che la distanza proiettata sull'ortogonale, cioè questa distanza qua, deve essere uguale a quest'altra distanza qua. Perché altrimenti, se questa distanza di 1 è diversa da di 2, la forza si trasmetterà seguendo la regola delle leve. Quindi se la leva è svantaggiosa, come in questo caso dove di 1 è più piccolo di D2, e la forza qua di serraggio sarà più piccola di quella desiderata, cioè più piccola della forza impressa sulla molla. Quando mi sono laureato, dovevo progettare un sistema che attraverso una ventosa doveva calarsi su un nastro trasportatore, appoggiarsi su delle tavolette di legno, partiva la ventosa e portava via queste tavolette. Questa è la ventosa che andava a appoggiarsi. Siccome bisognava garantire una certa forza, questa ventosa aveva la possibilità di scorrere verso l'alto, era solidale su quest'altra piastra sotto, e per fare in modo che ci fosse un gioco meccanico e al tempo stesso questa ventosa avesse tipo una decina di millimetri di corsa di tolleranza, avevamo messo qua sotto delle viti con dei dadi qua che garantivano una corsa in questo senso, e qua in mezzo delle molle.
quindi quando il sistema era a riposo, questi bulloni qua venivano ad appoggiarsi e si divaricava questa luce. Il robot era solidale alla piastra di sopra, così. Quando il robot spingeva, la ventosa retrocedeva in questo modo e questi perni retrocedevano, dando appunto una decina di millimetri circa di respiro al movimento, e quindi c'era parecchia tolleranza. Al tempo stesso si garantiva una certa pressione senza andare a forzare troppo sui motori del robot. Potremmo fare qualcosa di simile. Vediamo se ho delle molle in compressione. Potremmo utilizzare molle come questa. Vediamo che forza hanno queste mollettine qua. Se io prendo questa molla e la schiaccio, beh, arriviamo anche a 300-400, parecchi grammi, anche mezzo chilo forse. Interessante, proviamo a metterci sopra il nostro mezzo chilo, vediamo che cosa succede. Allora, qui abbiamo 10 mm di partenza, partiamo da 41,5 e arriviamo a circa, siamo molto approssimativi, 5,5 mm circa, esatto, quindi all'incirca un 100 grammi per ogni millimetro con questa molla qua. Potremmo mettere il perno che si muove in orizzontale, una molla in compressione precaricata di 4 mm, 10 mm a riposo, qua diventeranno 6 mm, 7, lo precarichiamo solo di 3 mm. Questo è effettivamente il dito, il polpastrello del dito. Qua avrà un perno che passerà all'interno in questo modo della molla, e la molla, questa qua ha un diametro 5 abbondante, quindi potremo tranquillamente fare 100 grammi per millimetro, così molto molto empiricamente.